certo a quest'ora i miei segugi le due prede azzannano. Domani sulle palco vedrà l'aurora Angelotti e il bele Mario al braccio. Mosca e a palazzo, un ciambellano si abbrura in braccia. Meno male. E
era più tragica. Bye.
altario per tuo voler. Non resta che un'ora di vita.
fosca è troppo amante. Cielo a miser prezzo, come una vita, io vado e chiedo l'istante. Prezzo! Si appenda morto alle forbe e l'altro prigionier e cavarato sì è tutto pronto eccellenza Dio ma sesti aspetta. Simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido lo vedrà. Chi m'assicuro? L'ordin che io gli darò, voi qui presente. Spoletta, chiudi. Ho mutato d'avviso. Il prigioniere sia fucilato. Attendi, come facemmo del conte Palmieri, simulata come avvenne del Palmieri, hai ben compreso? Ho ben compreso. Va! Voglio perché lei lo stesso! Messia, le darei passo. Vada, fallo che guarda. Sì. Io tenni la promessa. Non ancora. Hai un salvacondotto onde fuggir dallo stato con lui. E partir dunque volete. Sì, per sempre. Sì, a me, e ai per vostro.
questa un'ora un sacerdote i vostri cenni attende. No, un'ultima grazia io vi richiedo. Se posso. Io la so. Consentite che io le scriva un sol motto.
rullavano tra infuri, rideva l'empio mostro, rideva già la sua preda pronta per me.
m'ardore. Io folgorò nei cieli e scolorire, e vedrò nell'occhio tuo rivelatore, e la verità delle cose più prime avrà il sole.
Opera popolarissima, la Tosca di Giacomo Puccini, che è capace sempre di catturare con il suo meccanismo teatrale perfettamente messo a punto all'inizio da Victorien Sardou e poi perfezionato per il palcoscenico dell'opera da Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, una storia certamente intensa, molto, molto drammatica, a tinte fosche e anche appunto con una carica emotiva sicuramente fuori dal comune, fuori anche dalle consuetudini della tradizione del teatro lirico, che apre veramente una stagione nuova, un secolo nuovo anche per quello che riguarda la storia dell'opera. Noi l'abbiamo ascoltata in una edizione molto recente. La registrazione era del 26 marzo 2004 al Teatro Carlo Felice di Genova. I personaggi, gli interpreti: Tosca Fiorenza Cedolins, Cavaradossi Francisco Casanova, il barone Scarpia Silvano Carroli, Cesare Angelotti Dejan Vachkov, il sagrestano Angelo Nardinocchi, Spoletta Mario Bolognesi, Sciarrone Luciano Leoni, un carceriere Alessandro Pastorino, l'orchestra e il coro del Teatro Carlo Felice di Genova. Sono stati diretti con piglio deciso e con un pathos emotivo, come sempre, caldissimo da Daniel Oren, mentre la regia teatrale era di Luca Ronconi.